È scattata intorno alle 8 del mattino l'operazione congiunta compiuta dai carabinieri della compagnia di Giarre e dalle fiamme gialle della compagnia di riposto, con loro anche un'unità cinofila della Guardia di Finanza di Catania, servizi antidroga e di controllo di soggetti raggiunti da misure di prevenzione o cautelari al centro dell'attività concentratasi nel comune ripostese e protrattasi ieri per l'intera mattinata. Tra gli arrestati il 29enne giarrese Alfio Valvo, sottoposto alla misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Nella sua abitazione di riposto, i militari, grazie anche all'ausilio dei cani, hanno trovato nascosti all'interno di un armadio 15 grammi di marijuana già suddivisa in 10 dosi pronte per essere spacciate. Una perquisizione mirata. In quell'abitazione, infatti, era stato notato un sospetto via vai di giovani. Il 29enne è stato così arrestato e sottoposto ai domiciliari con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. Sarà giudicato corrito direttissimo e dovranno invece rispondere di furto aggravato di energia elettrica i pregiudicati Angelo Catanzaro e Antonino Massimiliano Torrisi, entrambi già a regime degli arresti domiciliari. Il primo, 42enne, residente in via Carmona, aveva realizzato un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica, alimentando così, dal punto di vista energetico, la propria abitazione. Il secondo, invece, 39enne, residente in via Gioeni, aveva alterato il contatore elettrico, riuscendo in questo modo a pagare quasi l'80% in meno di energia elettrica. Per entrambi il magistrato di turno ha disposto di nuovo gli arresti domiciliari.